Un 25 aprile diverso dai precedenti all'insegna dell'emergenza Covid-19 e con l'attenzione rivolta agli aspetti sociali ed economici che ne derivano, il prefetto di Salerno, Sua Eccellenza Francesco Russo, lancia un messaggio ai cittadini di Salerno e provincia. È una fase ancora molto delicata in cui è necessario continuare ad avere comportamenti responsabili. Il prefetto ha elogiato i cittadini per il loro impegno, confermando che per questo e per il prossimo fine settimana ci sarà un cospicuo spiegamento di uomini e mezzi per presidiare il territorio e garantire il rispetto delle regole. I giorni di questo fine settimana e anche del prossimo fine settimana noi vivremo ancora in una necessaria situazione di fermo, quindi di invito accorato, appassionato, pur nella consapevolezza delle tante difficoltà che tutti quanti noi viviamo, di rimanere a casa e di rispettare tutte le regole, ma come io sottolineo sempre, con, diciamo, come dire, con, avendo verificato che nella provincia di Salerno c'è stato un altissimo senso di responsabilità da parte dei cittadini, noi siamo assolutamente fiduciosi che questo possa essere confermato. Chiaramente ci siamo attrezzati, come già nei giorni scorsi abbiamo riferito, per controllare la situazione e per impedire che ci possano essere, diciamo, dei fatti che possono sconvolgere questa situazione, che necessariamente deve essere ancora una situazione di fermo. Attenzione più che mai alta anche sul versante economico. Famiglie ed imprese chiedono aiuto e sostegno alle istituzioni per fronteggiare un'emergenza che si sta facendo sentire sotto questo aspetto e che richiede ascolto ed interventi concreti per evitare pericolose derive. Ma io mi sento di dire questo. Noi abbiamo avuto chiaramente, come dire, se ne parla nella stampa nazionale, noi abbiamo cominciato un pochettino in questo compito, diciamo, di raccordo, di cabina di regia delle varie istituzioni che sono evidentemente il nostro primo referente, ma le istituzioni, soprattutto le istituzioni che sono esponenziali dei cittadini, quindi i sindaci, i comuni, praticamente è chiaro che attraverso loro giunge la voce anche dei cittadini, oltre, diciamo, anche alcune segnalazioni che i cittadini fanno direttamente. Ci rendiamo conto, come già dicevo prima, che il momento è estremamente difficile. A noi sta, a noi tutte istituzioni, intanto di mantenere, diciamo, come dire, questa forma di unità di intenti, di pungolo e di stimolo nei confronti, come abbiamo già iniziato, anche di tutto il mondo bancario, di confronto continuo fra mondo bancario, mondo delle imprese, tutto quanto, in modo tale da creare i rapporti quanto più fluidi è possibile e quindi facilitare anche la possibilità che il credito possa essere, diciamo, concesso, fermo restando che c'è anche un aspetto che vorrei che non fosse mai dimenticato, la necessità di vigilare su quelle che possono essere delle deviazioni rispetto a quello che è il sistema ordinario, diciamo, dei finanziamenti, al sistema ordinario delle attività. Noi sappiamo che dobbiamo sempre essere molto attenti nei confronti dell'aggressione e della criminalità. Per quanto riguarda le famiglie, è evidente, quello è un discorso molto molto complicato, del quale pure ci stiamo, diciamo, come dire, occupando. Voi sapete che qui in provincia di Salerno abbiamo lanciato qualche tempo fa una iniziativa comune, tutte le istituzioni, per, diciamo, come dire, garantire attraverso il meccanismo della spesa sospesa e non solo, attraverso, diciamo, quelli che sono normali canali di, diciamo, come dire, di solidarietà da parte dei cittadini che più hanno rispetto a quelli che meno hanno, praticamente. Abbiamo cercato anche qui di presidiare con le istituzioni, soprattutto con i sindaci, tutto questo aspetto. E poi chiaramente anche qui ci si muove per garantire la maggior fluidità possibile per coloro i quali hanno necessità di finanziamenti per andare avanti.